E bellezza ragazzi, sono Gide Braga, sono qui oggi a presentarvi quello che è un video che secondo me può interessare a tantissimi di voi. Infatti oggi vi porto quella che secondo me è la migliore classe da utilizzare con il Paladin, che è questo cecchino qua. Per chi non lo sapesse, ma immagino nessuno, perché se avete cercato questo video qua è proprio perché volete una classe per il Paladin. La classe che utilizzo io per il Paladin è questa qua. Ma ora vi spiego per il perché degli accessori. Allora, il primo accessorio che vi consiglio è il grosso calibro, perché purtroppo pur avendo un rato di fuoco non altissimo, il Paladin non ha un danno eccessivamente elevato, quindi fa spesso hit marker senza il grosso calibro 1. Poi se proprio volete eliminare qualsiasi tipo di hit marker, nel 95% delle volte basta utilizzare il grosso calibro anche secondo, così avete quasi la certezza matematica di uccidere con un colpo solo gli avversari. Un altro accessorio che vi consiglio tantissimo è lo stabilizzatore. Voi provate a fare una partita senza stabilizzatore e una partita con lo stabilizzatore. È proprio è come passare, che ne so, da Nikola Kalinic a Cristiano Ronaldo. Cioè è proprio completamente differente. Dovete utilizzarlo per forza. Poi io utilizzo anche ricarica da mirino, perché mi piace avere la ricarica molto veloce su qualsiasi arma. Ho probabilmente questo fetish per le ricariche veloci, ma mi piace veramente tanto, quindi non vedo perché non mettercelo. Poi io ricarico spessissimo, perché avendo 5 colpi e io volendo clippare, perché se giochi col cecchino la maggior parte delle volte è perché vuoi provare a fare clip. Se hai 5 colpi e magari tutte le volte non ricarichi, ti ritrovi magari con 2, 3, 4 colpi che magari non ti bastano per fare la feed. Quindi io ricarico spessissimo, quindi ho bisogno di avere questi accessori qua. Niente raga, io direi che possiamo partire e facciamo qualche highlights. Registro un mezz'oretta e vediamo cosa esce. You don't fuck with me and I love mine. Oh my god, Summit, fuck off man. Summit penso sia una delle peggiori mappe per utilizzare il cecchino, però ci accontentiamo raga. Mi prendo un bel Seraph, dai. A parte che su Deathmatch spesso e volentieri usando il cecchino non riesce a prendere la ricompensa, però. Anzi, prendiamo Ajax, così abbiamo la Nightbang. E possiamo stordirli un po' in modo da appiattire il gap che c'è tra cecchino e le armi. Perché il gap è notevole, soprattutto su questa mappa qua che è piccolissima, quindi. Nightbang, eccola! Che lamp! No, ma da terra! Oppa! Questo qua non so come ha fatto a non entrare il colpo. Nemico eliminato. Madonna. Comunque le armi su sto gioco sciolgono troppo, figa. 150 di vita, con il cecchino fight marker, con le armi tiro un colpo. Pazzesco. Oh, questa mi sa che sia rimasta abbastanza male. Oh, anche questo mi sa. Tutte le volte che fa entrare nelle lobby già iniziate vuol dire che trovi solo dei cazzo di pro. Pazzesco. Oh, man. Qua un bel moment. Mi sa che te lo devi prendere volentieri. Cioè qua, com'è possibile? Com'è possibile che la mitraglietta sciolga così? Cioè sta cosa Kimbo, figa. L'arma più forte del gioco. Puttana Eva, bastarda. Pazzesco. Fanculo, grazie al mio compagno. Cioè guardate, figa, queste cose a Kimbo sono fatte da Gesù, non lo so. Ci credo che ce l'ha oro. Basta fare, non so, 3 caricatori, fai 500 kill. Puttana, basta. Cioè, pazzesco, raga. Pazzesco. Io in squadra ci avevo, non so, figa, Pamash, 25 di rato c'aveva. Che cazzo, guardate.
Ricarica ci mette un secondo a ricaricare. 900 colpi. Ci credo che mi scioglie, guarda, fine. C'è il cecchino, il tempo che alzo la mira. Mi ha ucciso pure la madre. Col cecchino sono giocabili Slums, Hacienda, Arsenal e pochissime altre. Icebreaker, wow. Ma più o meno, perché nemmeno quella tanto. Questo qua mi è spawnato davanti, mi fa girare i coglioni. Scusa, quello là come faceva essere già lì? Oh, il figlio di Bolt. Forse è stato tipo un collatero, la roba è simile. Devo fare qualcosa di carino. È pazzesco, mi uccide sempre lui. Oh figa, abita nei server lui. Lì dentro i server abita. Uccisione. Oddio, cosa stavo per fare? Immaginate quella scena lì, con io che mi giro dietro e sparo un nosco, tripla collata al nosco. Il mio compagno che c'ha davanti, non è che ti dice, vabbè, quasi quasi ce l'ho davanti, magari lo killo. No, no, facciamo killare il mio amico e poi magari lo uccidiamo. Pazzesco! Ok. Ajax quello lì veramente, imparagonabile con qualsiasi altro specialista, è troppo forte. La 9 bang veramente, quella lì batte tutte le aggiunte brutte di COD. Quella lì le batte tutte le batte. Non ha proprio senso la 9 bang. Eating Frogs, guardate, questo è Cristiano Ronaldo misto a Power. Ovviamente era contro prima, perché sennò... Ok. Oh! Peggior lobby che ci sia, però Arsenal non la posso quittare. Bellissimo Arsenal. Poi guardate tutti i gruppi da tre, perché a questi qua piace giocare in gruppo. Non capisco come mai solo su COD io che gioco in solo devo giocare contro gente che gioca in gruppo. Più grande mistero che abbiano mai inventato. Non possono fare tutti lobby di gente che gioca da solo e lobby di gente che gioca in squad. No, tutti nelle stesse lobby. Ma questo, ma cosa sta facendo? Ci credo che non spawnano. Dammi lì, così. Ma cosa combina anche quello? Ma cosa stanno facendo? Ma cosa cazzo combinano? Questi qua sono gli avversari più confusi che abbia mai visto su Fuco. Questi qua non hanno capito che nelle lobby bisogna muoversi. Ti fermi. Tra ore che giro ho beccato un nemico. Chiuso là dentro, figlio. Ma io ci voglio credere, no? Ma guarda, ma come fai? Mira fissa. Oddio, quanta gente c'è? Oh. Che palle, mi è stato il primo colpo, se no era... A parte che sono troppo camperati, sono passati 4 minuti e mezzo di partita, 50 kill totali. Autorizzo sorvolo UAV. Segnale tattico nemico online. Ma mi sembra normale. Per me non è normale questa lobby qua, eh. Bersaglio a terra. Addio. No, peccato. Però, cioè, loro fanno uscire tanto così di testa, io sono tutto scoperto. Perché se non vado a cercarli io, loro mica escono di lì. Nine bang, eccola.
No, la cosa me l'ero dimenticata. Sì, comunque l'ho spaccato per me, tra virgolette. Hitmark, ma perché? Perché hanno inventato l'hitmarker? Col cecchino, l'hitmarker non dovrebbe uscire mai. Cioè già si sfavorito usare il cecchino rispetto agli altri e fai pure hitmarker. Cioè è pazzesco. La più grande ingiustizia sportiva. Quindi raga, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commentino e niente, ci becchiamo direttamente al prossimo video.